Io quando sono venuto qua mi sono voluto, tra virgolette, e lo ha voluto anche il direttore, legarmi non a 2 mesi, ma anche ad un eventuale, perché ovviamente si parlava di eventualità nel caso il Trapani avesse raggiunto la salvezza, quindi l'eventualità che era stata messa in atto nel contratto poi si è verificata perché siamo salvi. E quindi, siccome sono una persona che si basa poco sui contratti e molto di più su quelli che sono i rapporti umani e quelle che sono le cose dette, assolutamente non faccio riferimento esclusivamente a quello di cui si era parlato. È chiaro, è normale che una volta raggiunto questo obiettivo, da parte non mia, perché credo che l'esigenza maggiore sia soprattutto da parte della società, di mettersi seduti, di mettersi con serenità, perché ovviamente io ho vissuto solo 3 mesi, insomma, voglio dire, quindi la mia è stata veramente una full immersion dove ho avuto poco tempo per realizzare altre cose e soprattutto il tempo era impiegato per preparare domenicalmente le partite. Però la società viene da un anno difficile, un anno che ha creato, diciamo così, determinate cose, quindi mi sembra giusto, insomma, capire non quali siano io, anche quali sono gli obiettivi, ma capire alcune cose. Però queste sono dettagli, credo, insomma. A me mi interessa la partita con la Provercelli, insomma, a differenza sua, nel senso che per me è un valore assolutamente importante, perché è giusto chiudere una stagione bene come l'abbiamo disputata, diciamo così, in questi ultimi 3 mesi. Ci tengo in maniera particolare perché le feste, e è giusto anche che ci sia una festa, vanno consacrate. Nel calcio la consacrazione di una festa è solo una cosa, la vittoria, insomma. Ho già detto che da lunedì parlerò con... Abbiamo già parlato di alcune situazioni, però sapete benissimo, nel calcio le situazioni sono in divenire ogni giorno, insomma. I giocatori, ci sono certi giocatori che ovviamente non sarei contento, sarei strafelice che rimanessero, insomma, non di nostra proprietà, e non è detto che non rimangano, insomma. Ci sono giocatori, secondo me, che hanno bisogno di fare un anno, un altro anno qui per poter esprimersi veramente, insomma. Però chi decide il futuro di questi giocatori sono le società di appartenenza, insomma. E poi ce ne sono altri giocatori che vanno in scadenza, anche queste sono situazioni che valuteremo in base anche al sistema di gioco, a tante cose, insomma. Io una mia idea in 3 mesi me la sono fatta, però non voglio diventare il tagliatore di teste, insomma, voglio dire, saranno scelte non mie necessariamente, ma prese eventualmente con la società d'accordo, tenendo in considerazione tanti aspetti, quindi l'aspetto dell'età, l'aspetto economico, l'aspetto di prospettiva, perché credo che questa è una mia idea, che Trapani farà veramente il salto di qualità definitivo, perché già secondo me ha un buon livello organizzativo, quando ogni anno avrà 2 giocatori di sua proprietà da vendere in Serie A.